Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati all'appuntamento radiofonico del Consiglio regionale del Piemonte. Il 25 febbraio il sistema della protezione civile piemontese ha ricevuto a Palazzo Lascaris dai presidenti del Consiglio regionale della Giunta, Valerio Cattaneo e Roberto Cota, il sigillo della Regione Piemonte. Il riconoscimento è andato principalmente al lavoro dei 15.000 volontari che prestano la loro opera gratuitamente assistendo con uomini e mezzi le popolazioni colpite da calamità naturali ed occupandosi anche di prevenzione dei rischi idrogeologici. Valerio Cattaneo, presidente del Consiglio regionale. È meritatissimo questo premio e sono lieto che il Consiglio regionale lo abbia deciso, diciamo, in tempi celeri e alla unanimità, perché dà un riconoscimento al tempo, alla passione per poter far fronte alle emergenze e non solo. Grazie a tutte le volontarie, grazie a tutti i volontari, un sigillo meritatissimo. Ammontano a 2,6 miliardi di euro, pari al 39% di spesa pubblica piemontese, gli investimenti sulla montagna nel periodo 2000-2006. Il dato emerge dalla ricerca sulle politiche pubbliche per lo sviluppo montano presentata a Palazzo Lascaris. Lo studio realizzato dall'IRES su incarico del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Piemonte ha messo in luce la necessità di una strategia condivisa e trasversale per la montagna, come conferma Stefano Aimone, ricercatore IRES. Lo scopo è quello di misurare le risorse che sono state messe in campo e di comprendere come le politiche si sono combinate tra di loro, anche cercando di individuare delle indicazioni utili per il futuro. 44 noti esponenti della creatività artistica contemporanea hanno donato alcuni loro lavori battuti all'asta svoltasi il 28 febbraio alla Sala Bolaffi di Torino. I proventi andranno a sostegno del Museo Diffuso e dell'Istituto Storico della Resistenza, istituzioni che mantengono viva la memoria storica di un periodo che non deve essere dimenticato. L'iniziativa è stata promossa da Consiglio Regionale, Comitato Resistenza e Costituzione, Museo Diffuso della Resistenza e Istoreto. Premiati in aula i vincitori di Zero Robotics, il concorso del MIT, Massachusetts Institute of Technology, della NASA e dell'Agenzia Spaziale Europea. Le scuole ai primi tre posti della classifica mondiale che hanno ricevuto riconoscimento per la programmazione di piccoli satelliti sono l'Avogadro di Torino, l'Olivetti di Ivrea e il Pininfarina di Moncalieri. Per seguire la finalissima svolta sulla Stazione Spaziale Internazionale, i ragazzi sono stati al centro di ricerca olandese dell'Agenzia Spaziale Europea. È andata in scena ad Asti la prima dello spettacolo teatrale Sante Madri Sirene, promossa dal Consiglio regionale nella ricorrenza dell'8 marzo, Festa della Donna. Grazie alla consulta delle elette, lo spettacolo teatrale viene proposto anche a Cuneo il 7 marzo, a Torino l'8 e a Novara il 12. L'ingresso è gratuito, sino a esaurimento posti. Dal Consiglio regionale è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.